Cari fratelli e sorelle, vi saluto da Piazza San Pietro. Come l'avete visto ieri a Gragnano, anche una celebrazione bella ogni mese nella chiesa di San Marco. Ogni volta vengono nuove persone, questo è molto bello perché si vede che il culto di Saint-Chapelle è vivo, vivo. Santo Padre stamattina ha presieduto l'udienza generale in aula Paolo VI, sottolineato proprio la sua catechesi sulle parti della Santa Messa, della parola, l'Eucaristica parte, ma anche diceva quanto importante è segno della croce e soprattutto diceva i genitori, insegnate ai vostri figli che questo segno si faccia in modo bello, non così che tante volte non si vede se hanno fatto il segno della croce o no. Sono preparazioni qui per Natale, come vedete, Santo Padre, come dicevamo, la messa di notte di Natale presiederà alle ore 21:30, poi si porterà qui anche il bambinello di Gesù, ma qualcuno ha chiesto come in questo anno vigilia di Natale è in domenica, se uno partecipa alla messa di notte di Natale e vale per la messa di domenica, allora vi rispondo che non vale. Uno deve partecipare alla Santa Messa domenicale e poi di sera, se vuole, quella messa di veglia, diciamo di notte, di Natale, che è già la messa proprio della nascita di Gesù Cristo. Per quello abbiamo proprio questo pensiero che domenica dobbiamo avere proprio di andare e sentire pregare durante la Santa Messa. Cari fratelli e sorelle, allora vi posso solo dire che in questo tempo sempre in diversi luoghi in Italia presiedo le celebrazioni, la preghiera e poi dove mi hanno invitato porta anche questo pane bianco benedetto, Opuatec, che l'avete visto ieri a Gragnano, sta oggi anche nella chiesa dei frati francescani qui al fianco di Piazza San Pietro alle ore 17, anche preghiera insieme con un gruppo di devoti di Saint-Chapelle. Vi ricordo che ci stiamo preparando proprio per la festa sua, che siamo nella novena dedicata al nostro patrono Saint-Chapelle, e poi vi invito domenica alle ore 15 di essere collegati con la preghiera della coroncina della Divina Misericordia. E proprio a pomeriggio stava morendo Saint-Chapelle 1898, e la nostra preparazione, voglio che anche se volete potete anche vedere nel collegamento alle 3 da Piazza San Pietro la preghiera, conclusione della novena e anche l'augurio per queste feste così tanto tanto familiari. Tanti allora saluti tutti voi, unito sono sempre nella preghiera e domenica mattina ci vado anche a pregare vicino tomba di San Giovanni Paolo II, e proprio chiedendo San Giovanni Paolo che ci fa omaggio a Gesù in paradiso come Saint-Chapelle e tutti i santi che sono sepolti in questa basilica di San Pietro. Allora vi ricordo anche a pregare per le persone che sono defunte, per Cardinale Laff che è morto, anche per tanti vescovi, sacerdoti, ma anche familiari. Ci saranno le famiglie con dolore, dove ci mancherà, molto molto mancherà la persona cara, ma non scordatevi che loro sono vivi. Allora li affidiamo tutti quanti, così da Piazza San Pietro tutto, vi saluto, sia lodato Gesù Cristo.